Ciao ragazze, vi faccio vedere uno degli ultimi acquisti. Mercury Retrograde della Huda Beauty, la nuova palette di Natale Huda Beauty. Allora, palette di Natale. Allora, io mi sono convinta a prendere questa. Come vi ho fatto vedere in un altro video, ho preso una della Color Workshop Sweet Earth. Sono uscite altre palette, però con tutti i marroni a me non mi piacciono. È uscita della Urban Decay la Mini Honey Palette, che a me non mi piace perché comunque sono tutti marroni più un oro. Allora, ci sono vari tipi di oro. E il primo che me li ha fatti conoscere è stata la Lancôme. Questo diciamo tanto per dire la verità. Perché vi dico questo? Allora, oro chiaro, oro scuro, eccetera. Quando diciamo, non era ancora entrata in Italia per bene il Sephora, c'era la Lancôme e altre, che sono comunque vendute da Sephora, però prima diciamo che per andare a trovare veramente qualche cosa dovevi andare proprio nei negozi quelli belli in centro. E io lì ho scoperto collezione di Natale della Lancôme, quando ancora la Lancôme distribuiva le collezioni di Natale dappertutto. Adesso invece sono solo in Rinascente, quindi Lancôme vattene a fanculo. Ok. E questo tanto per farvi capire un bel po' di Roma. E a quei tempi là c'era oro chiaro e oro scuro, quindi già c'erano due ori. Poi c'erano anche altri ori un po' mischiati. Mi è capitato di trovare palette sui verdi con un oro verdastro, veramente molto bello. E se non mi sbaglio, questa palette è vecchia, però ce l'ho ancora e me la lascio perché quell'oro verdastro io poi non l'ho più visto in nessuna palette. E quindi diciamo, mi piacciono anche queste contaminazioni comunque. E un'altra cosa, sempre della Lancôme, io ovviamente non mi ricordo bene come si chiamano questi colori, però mi è capitato anche, e non solo Lancôme, anche la L'Oreal aveva fatto un oro rosato, veramente molto carino. Poi, ovviamente, noi possiamo prendere un oro, uno chiaro e uno scuro, mischiarli con altri colori e abbiamo sempre comunque un oro, a seconda, diciamo, di quanto oro mettiamo. Quindi comunque sempre ci possiamo aggiustare noi. Comunque, ritorniamo a questa Mercury Retrograde. Già la confezione è molto bella. Sono 24 mesi dell'apertura. Che altro c'è scritto? Made in Italy, ecco. Mi piace questo Made in Italy. Mi piace, sono contenta di questo Made in Italy. 18 ombretti divisi in 4 texture. 9 matte. 6 eyeshine e cream metallic. Glitter powder e due sheer multi-reflective. E che devo tradurre? Qua non si capisce niente. Vabbè. Apriamo e vi faccio vedere. Ho capito solo che ci sono i matte, i super e i super. Allora. Questo qua e questo qua. Iniziamo.
Questo è Cosmic, molto bello. Utopia. Non mi piace. Po'. Ultraviolet. Stupendo. Questa è Nebula. Stupendo. Mercury. Poi, e adesso arriviamo a quello che per me dovrebbe essere veramente bello, AIDS. Oh mamma, mi è chiuso l'orecchino a Babbo Natale. Questo è il verde acqua, guardate come scrive bene. Perdonatemi, ma mi prendo prima l'orecchino che è caduto. Babbo Natale, stai lì perché sennò mi fa incazzare. E anche oggi abbiamo salvato qualcuno. Ma perché non mi prende da me per fare i film Salva il Natale? Prossimi colori. Off balance. Questo è un rosa però con una forte tinta di marrone. Galaxy, molto luminoso. Libra. Crush, ne posso fare a meno, che è un marrone di merda. Questo è un marrone chiarissimo. Momentum. E questo dovrebbe essere bellissimo, Super Moon. Super Moon. Molto luminoso. E adesso veniamo agli ultimi colori. Questo è Vortex, che è quello nero. Hotmess, che questo è un borgogna. Supernova. Karma. Questo è un marrone, non mi piace per niente. Gold Glitch. E questo è Frazzled. Allora, cosa dire? Questa è una limited edition, però vale la pena di essere presa perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 valgono veramente la pena. Sono veramente super luminosi. L'unica cosa che manca è il pennello, almeno per chi lo usa, ma a me, me ne frega niente, tanto io di solito faccio con le mani. Quando sono andata a Madrid, là sì, là il pennello l'ho sempre usato, che se no io di solito uso le mani, ta 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 ta, e faccio bene.